oggi se deve girare con mezzi ti conviene farsi il tampone, così ha subito il green pass e può salire. Meglio per lei, meglio per loro. Ci sono i controlli? Ad ogni fermata riuscite a farli? Ad ogni fermata è un po' scopistico, però allora, almeno capolinea. Noi abbiamo 8.000, più di 8.000 fermate a Roma, cioè non è possibile pensare di poterle controllare tutte. Ore 8. Inizia così la nostra mattina del 6 dicembre, capolinea della stazione Termini, con la polizia e i vigili che controllano l'entrata in vigore delle nuove norme per accedere ai mezzi pubblici. Ma lontano dalle stazioni e dai capolinea la situazione cambia. Io sono salita adesso, per quanto mi riguarda non vorrebbe camminare un altro. È da un anno che gli autobus camminano strapieni all'area dell'Apello. Scusi, informazione, per salire sul up and up up, sì, c'è bisogno del green pass? No. Sicuro? Sicuro. Anche senza tampone? Senza. Posso salire? No, sì, quello tranquillamente. E quanto dura il giro? Un'ora e mezzo. Al chiuso devo avere il green pass o no? Non c'è bisogno, posso? No, non serve green pass, senza green pass, senza niente. Si può prendere qualcosa al tavolo? Certo, c'è il green pass. Il green pass quello base o quello rafforzato? Adesso io uno ne voglio, poi c'è quello normale, quella normale, non lo so, domani che faremo? Me lo dica lei. Tipologia carcerata. Tipologia carcerata. Restart, re-re-